Dicevo, la procedura di infrazione ha avuto modo di affermare anche pubblicamente che siamo tutti determinati a evitarla, ma anche che siamo ben convinti della nostra politica economica. Su queste basi intendiamo mantenere un dialogo costruttivo con l'Unione Europea e queste nostre determinazioni, disponibilità le sto rappresentando con chiarezza anche ai vertici istituzionali dell'Unione e ai miei omologhi. Siamo convinti che l'austerità non è la soluzione per risolvere i problemi dell'Europa. Questo lo dimostrano i numeri. Già in passato ci sono state manovre lacrime e sangue e non sono servite. Quello che dobbiamo fare è andare in Europa e trattare per cambiare le regole. Il nostro obiettivo è la crescita del nostro Paese e dobbiamo ottenerlo. Non è il blocco dell'economia italiana la soluzione. Quindi lei rivendichi, Presidente, la flat tax, lei rivendichi l'abbassamento delle tasse, perché soltanto liberando l'economia reale, mettendo più soldi in tasca imprese e cittadini, noi possiamo far salire il PIL e quindi abbassare il debito. È molto chiaro. L'Italia ha sempre creduto nell'Europa e l'Europa ha sempre creduto nell'Italia. Per questo abbiamo messo uomini importanti come Mario Draghi ai vertici delle istituzioni europee che hanno aiutato e stanno aiutando l'Italia a uscire dalla crisi. Purtroppo il governo italiano si presenta in Europa senza una voce sola, perché Salvini è anti-europeo, senza idee e senza alleanze. E questo è un grande problema per il nostro Paese. Le vostre previsioni finora hanno avuto la stessa attendibilità di quelle del mago Telma. E vorreste adesso convincere i nostri partner europei che avete ragione perché avete sbagliato le previsioni? Cioè che proprio quelle due misure simbolo che dovevano cambiare i destini del Paese abolendo la povertà e consentendo a quante più persone possibili di trascorrere una vita in vacanza sono in parte fallite e dunque otterrete dei risparmi significativi pari a 3 miliardi di euro? Sulla questione della procedura infrazione, come ho già detto in altre occasioni, io penso che il governo dovrebbe compattamente andare a vedere il bluff della Commissione europea. Perché la Commissione europea che minaccia la procedura infrazione è una Commissione europea che è stata ampiamente sfiduciata, però la manovra con la quale il governo si è presentato lo scorso anno francamente non aiutava rispetto alla situazione italiana. Credo che il governo dovrebbe andare in Europa a proporre all'Unione Europea una prossima manovra fatta di shock fiscale e investimenti pubblici, chiedendo di spendere i soldi in deficit per fare qualcosa che possa creare ricchezza. Se l'Europa dice di no vuol dire che è in malafede, se dice di sì vuol dire che è in buona fede. Concluso tutto veloce, 3 ore e mezza ci ho messo, pieno, è andata bene, pensavo molto peggio, pensavo di avere più difficoltà, invece è stato più semplice di quanto credessi. Mi sono trovato bene con una traccia in particolare, quindi sono tranquillo, sì. Quale? Era una traccia che trattava il disastro nucleare che c'è stato nei pressi di un atollo durante un esperimento nucleare. In realtà no, non tanto. Io ho scelto l'illusione della conoscenza, però in realtà no, non mi aspettavo tanto questa traccia in particolare, mi aspettavo più qualcosa su magari Greta Thunberg, l'ambientalismo. Mi aspettavo anche, come ho detto prima, la traccia sul 50° anniversario dello sbarco lunare, ma non c'è stata e quindi ho scelto quella sulle mafie. Ce lo aspettavamo tutti, quello sul cambiamento climatico, invece hanno optato più su uno storico che non si aspettava forse nessuno, che è quello del patrimonio del Novecento, che forse... Signori senatori, com'è tristemente noto, sabato scorso si è spento all'età di 96 anni nella sua casa di Roma Franco Zeffirelli, figura geniale del nostro panorama artistico, lirico, teatrale e cinematografico. Nel corso della sua lunga carriera, Franco Zeffirelli ci ha regalato incredibili emozioni. Le sue opere ci hanno fatto piangere, riflettere e sognare, distinguendosi per la loro non comune capacità di arrivare al cuore dello spettatore con stile, eleganza e originalità.